Oggi in Piazza Grande, nella finestra dedicata allo star bene, alla salute, Nicola Miglino, il direttore editoriale del portale dica33.it, ci parlerà di farmaci equivalenti. Buongiorno Nicola. Buongiorno amici di Radio Latte e Miele. Quante volte avete sentito parlare dei farmaci generici? Cosa sono? Sono sicuri ed efficaci? Perché costano meno? Per rispondere a queste domande, Dica33 ha interpellato alcuni dei più importanti esperti in materia, da illustri farmacologi a medici di famiglia, specialisti a farmacisti, stilando un vademecum utile perché possiate fare le vostre scelte. Ecco le risposte alle curiosità più frequenti. Che cos'è un farmaco generico? Il farmaco generico, definito anche equivalente, è un farmaco a base di uno o più principi attivi, che sono poi le sostanze che curano la malattia, ai quali è scaduto il brevetto. Si chiama anche equivalente per sottolineare proprio l'equivalenza terapeutica di questi farmaci rispetto ai farmaci di origine. Il farmaco equivalente ha la stessa efficacia del farmaco di marca? Sì, per poterlo distribuire l'azienda produttrice deve dimostrare che il farmaco equivalente, una volta preso, abbia lo stesso identico comportamento del farmaco di origine. Il farmaco equivalente è sicuro come il farmaco di marca? Certamente, la sicurezza è controllata in ogni fase della registrazione ed è inoltre sorvegliata per tutta la vita del farmaco stesso dalle autorità sanitarie. Perché i farmaci equivalenti costano meno degli altri? Per il semplice motivo che chi li produce non deve sostenere i costi di ricerca e di sviluppo di chi ha brevettato in origine il principio attivo. Il farmaco equivalente può avere eccipienti diversi rispetto al farmaco di marca e questo lo rende meno efficace? Gli eccipienti possono essere diversi, ma ciò non ha alcuna influenza sull'efficacia terapeutica e sulla tollerabilità dei farmaci equivalenti. Altra domanda, i farmaci generici sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale? I farmaci equivalenti sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale alle stesse identiche condizioni con cui sono rimborsati i farmaci di marca. Il costo del farmaco equivalente è uguale a quello di marca? No, i farmaci equivalenti hanno generalmente un prezzo inferiore di almeno il 20%. Altra domanda chiave è: il farmacista può cambiare il farmaco che mi ha prescritto il medico? Se sulla ricetta il medico curante non ha scritto la dicitura non sostituibile, il farmacista deve proporre di cambiare il farmaco di marca con un equivalente, che è identico al primo ma meno costoso. E infine, ma se scelgo il farmaco di marca, che cosa succede? Se si acquista il farmaco di marca ed esiste una differenza di prezzo rispetto al farmaco equivalente, allora bisognerà pagare questa differenza di prezzo. Per saperne di più sui farmaci generici, www.dica33.it. Grazie a Nicola Miglino, il sito è www.dica33.it, il portale dedicato al benessere e al suo mantenimento. Saluti da Dica33.